In questo caso il vecchio e il giovane sono molto vicini e sono lì a giocarsi davvero il posto all'europeo, ma noi diamo il benvenuto sul ghiaccio a Paolo Bacchini, è il nostro atleta e sarà lui a concludere la gara dello Short Program. Axel semplice caduto per giunta. Triplo Lutz per terra. Non è giornata per i nostri atleti. Non è giornata per i nostri ragazzi, eh. Triplo loop, attacca al doppio toloop. Che la trottola non va, dai Paolo, su. Ah, che disastro. Sì, purtroppo veramente dispiaciuto Paolo Bacchini, a me dispiace tantissimo perché tra l'altro è un patinatore che lavora tantissimo, aveva affrontato i campionati nazionali nonostante venisse da un infortunio, ma voleva esserci assolutamente proprio per meritarsi la convocazione poi all'europeo. Adesso bisognerà vedere perché veramente non ha funzionato questo short veramente. No, decisamente non ha funzionato niente in questo short, ma proprio niente. Stavo guardando solo i punteggi, allora per poter essere dentro dovrebbe battere il 52-84, giusto Franca, dell'ultimo pattinatore che ha ottenuto la qualifica. 52-84 dell'atleta polacco Maciej Czepluka è l'ultimo qualificato, quindi adesso bisognerà proprio aspettare il risultato per Paolo Bacchini. Vediamo, stanno lavorando, stiamo aspettando perché veramente rischiamo di non avere nessuno dei due atleti azzurri nella finale della free. Peccato, peccato, perché veramente bastava almeno la combinazione, sì. Si poteva sbagliare il triplo axel, si poteva sbagliare uno dei due elementi di salto, ma non così, non cadere un axel semplice o cadere il triplo lutz così, proprio in palla totale direi. Non c'era proprio. No, guarda, lui è proprio
sa di aver sbagliato, dispiaciutissimo. Poi Paolo è veramente un ragazzo straordinario, forse la tensione, aspettare di pattinare ultimo con tutto quello che stava succedendo. Adesso dire, te lo posso oggi dire, perché voi non pattinate adesso per ultimi, adesso siamo sicuri, voi l'avete superato benissimo. Però so che è difficile, veramente difficile. No, ma poi più pattinare ultimi in un gruppo del genere, veramente, insomma, difficilissimo, difficilissimo. Paolo, vediamo. Venticinquesimo, non ce la fa, 50 e 68, 25esimo, è veramente un dispiacere infinito, perché solo 24 vanno in finale. Capiamo veramente la difficoltà per Paolo Bacchini, veramente dispiaciuto. Ci dispiace perché ha fatto degli errori, insomma, che poteva evitare. Niente, purtroppo per Paolo Bacchini finisce qui il suo europeo. Finisce qui per gli azzurri. Per gli azzurri, non solo per Paolo, perché adesso andando a fare proprio l'epilogo. E qui non abbiamo purtroppo la presenza di un atleta azzurro in finale, e qui viene la nostalgia per Samuel Contesti.